tre attori, però praticamente 10 personaggi. Raccontatecene qualcuno. Ok, comincia tu, vai. Comincio dai personaggi. Allora, i personaggi sono una decina in tutto. Io faccio un produttore un po' sui Genesis. Non so se dice sui Genesis, fa una battutaccia. Anche sedicenne. Anche sedicenne. Sedicenne produttore. Sedicenne. Nonché rutilante, che è capace di vivere soprattutto seriamente la propria vita, perché non ha ancora trovato la sua dimensione, è arrivata alla dolce età di 52 anni non facendo una mazza. Ecco, questo è il problema. Io sono il padre e allora lo mantengo io da quando è nato, gli ho dato un appartamento, io sono un notaio in menzione, ho tutta la palazzina qua, questa è tutta casa mia, tutta roba mia, gliel'ho data praticamente per farlo giocare a fare sto produttore, ma non produce lunga nulla. Tante cose, tante idee. Cioè, a un certo punto in questo studio di produttore irrompono diversi personaggi. Fai provini. Arriva per esempio Rocco Siffredi, esatto, che vuole ripulire la propria immagine diventando un narratore di favole per bambini. Arriva un uomo Spotify, che è l'uomo che conosce mille canzoni. E arriveranno altri personaggi sorprese. Vari, e arriverà Ariel, che è il personaggio. Se, signor Vicchia lavora sia a casa di lui sia a casa del suo padre, che abita a piano di sopra. Io lavoro due botte a settimana a casa di lui e due botte a settimana a casa del signore sopra. Ma abitando in questo stabile dove c'è questo studio, c'è anche un portiere che fa parte dello stabile, che salirà a un certo punto. Io faccio a tempo, no? Bene, basta che non fanno risolvere le questioni, se no mi chiama amministratore, mi tocca andare a risolvere io menando. E poi tutto, su tutto questo ci sarà un colpo di scena che farà arrivare un altro personaggio, e anch'io diventerò personaggio di scena a sua volta, perché finalmente ho trovato una dimensione che è giusta per me. Ecco, diciamo che con un titolo come due botte a settimana gli equivoci sono praticamente già preannunciati, però oltre alle risate c'è anche un rapporto padre-figlio, sì, quindi anche su quello c'è da... Due botte a settimana è un gioco di parole di Ariel, che lui invece di dire due volte a settimana dice il signore vengo due botte a settimana. Però la cosa fondamentale della storia, che poi è sempre un pretesto per riuscire a far sorridere, anzi a ridere il pubblico, è proprio questo rapporto tra il padre e il figlio. Di una vita irrisolta per entrambi, e che ognuno per maniere diverse risolveranno poi alla fine, non svelandovi ovviamente come. Dovete venire a vederlo, anche perché saremo qui al Teatro Roma dal 21 gennaio fino al 2 febbraio, poi gireremo un po' l'Italia, andremo in Calabria, in Sicilia, in Veneto, in Piemonte, faremo un bel giretto. Quindi mi raccomando, non perdetelo, è uno spettacolo per tutta la famiglia, sì, è molto divertente, questo lo garantiamo noi, perché è vero, lo garantisce lui eventualmente. Garantite. Se no non vi piace rispondere, certo, lui personalmente, delle conseguenze con lui. Quindi, se vi piace, tornate. Ecco, e ditelo, se vi piace, ditelo, amici, parenti, consanguini, colleghi, colleghe, no? Se invece non vi è piaciuto, non dite nulla, fatevi gli affari vostri, esatto. È molto semplice come cosa. Rigoroso silenzio se non è piaciuto, e altrimenti due botte a settimana, Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli, accanto a voi Leonardo Fiaschi. Sì, signor, ciao!